Per me è stata una, sor una triste sorpresa. Ecco. Mi... L'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Per fortuna in questo caso stiamo solo parafrasando il noto modo di dire. Perché la tentata rapina del primo febbraio scorso ai danni del negozio Benetton di Via Roma non ha avuto conseguenze irreversibili, ma solo una leggera ferita alla mano della commessa Monica Gargorina e tanto spavento. Ma la sensazione è che Valtteri Brumat, l'edicolante di Via Roma e istruttore di tecniche di autodifesa che ha bloccato e consentito l'arresto del malvivente, nel vederlo già a piede libero è di grande sconforto. Mi, mi limito a dire triste. Eh, non, non, non so come funzionino le leggi italiane e non giudico l'efficacia di tali leggi, ma mi sembra triste. Ecco, tutto qua. Il rapinatore, che ha 59 anni ed è originario del Veneto, dopo il fallito colpo era stato portato in questura dagli agenti intervenuti sul posto per gli adempimenti di rito di identificazione ed era stato quindi tradotto al carcere del Coroneo. Successivamente, dopo l'interrogatorio di garanzia, il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la scarcerazione. Libero quindi di andarsene in giro, cosa che un uomo ha puntualmente fatto e con l'estrema faccia tosta si è ricato in via Roma camminando lungo il marciapiede di Benetton e dell'edicola di Brumat. È casuale o forse voluto l'incontro fra i due? Io semplicemente stavo attraversando la strada, eh, mi è passato davanti e... Eh... Ha abbassato lo sguardo e ha tirato dritto. Non mi sembrava di per sé un atteggiamento eh, provocatorio. Nessuna provocazione, quindi, ma a prescindere dalle intenzioni, resta il fatto che troppe volte i giudici sono costretti il loro malgrado, vuoi in applicazione delle leggi, vuoi anche per l'annoso problema del sovraffollamento carcerario, a mettere in libertà soggetti che si sono macchiati di delitti anche di non poco conto.